E là, bentrovati con Yokai Watch, carimi vita da studenti! Ho finalmente i razzi per correre in giro più veloce della luce. Ho detto che mi sarebbe piaciuto avere un livello molto più alto per affrontare la missione di Pitbull, ma penso che al 260 ce la posso fare. Guarda, la gente qua sta tranquilla. Questi nel Chillong più totale, va bene. Mi sono allenato a dovere, boh. Allora, terrestri, siete pronti? Spero che vi siate preparati a dovere, non sarà facile sconfiggermi. E vabbè, finalmente abbiamo imparato a controllare il potere di Arcofelino. Ah sì? Ma subito dopo è comparsa Zemechia con un nuovo potente nemico. Sconfiggiamolo. Ah sì, vabbè, perché diciamo Erbagatta e lui si impaurisce. Vabbè, dai. Sono stanca di aspettare, terrestri. Siete pronti oppure no? Sì, anch'io sto iniziando a spazientirmi. Cominciamo questo scontro, avanti. Sei sicuro di voler cominciare, bestione? Guarda che alla fine vinceremo noi. Sembri molto sicuro di te, ma la differenza tra me e voi è troppa. Io però non amo distruggere i miei avversari così facilmente. Proprio per questo, infatti, ho deciso che mi farò aiutare da qualcun altro. Forza, miei fedeli soldati, occupatevi di loro. Raja! Ma perché non fai mai quello che gli ordino? Magi Bastiano, sei davvero sicuro di non voler scappare? Certo che sono sicuro, Matteo. Dobbiamo combattere. E allora combattiamo, ragazzi miei. Ci trasformiamo subitissimo, ovviamente. Tristano, non pensavi che fossero così tanti? Che ti aspettavi? Ah, ma sono al 280 loro. Beh, ho capito a quale livello devo essere allora. Al 280. Va bene, mi allenerò un bel po' allora. Metterò un attimino in pausa la vita vera e giocherò a Yokai Watch Academy, se proprio non c'è altro modo. Perché non sembra, ma ci vuole il tempo per allenarli. E anche se comunque sia salgono davvero facilmente di livello, alla fine. Devo essere sincero, mi ricordavo che ci volesse più tempo nel primo playthrough, ma alla fine, se sai come giocare. E io non so giocare, quindi siamo punti a capo alla fine. Ma scavolate a parte, ho imparato a levellare, quindi. Che poi non c'è un vero e proprio modo per levellare, semplicemente fai le missioni. Certo, devi fare le missioni giuste però, quello è chiaro. Bene, andiamo benissimo. No, bene. Ok, e vai anche tu a Nanna. Ottimo. Fatta. Ma perché continuano ad aumentare? Non è vero, Ryan. Se non facciamo qualcosa, non riusciremo mai a batterli. E ve ne rendete conto solo adesso? Ma sì, ma un minimo di comprensione. Siamo dei ragazzini. Vabbè, dai, tre ce la facciamo. Così non va più, ne sconfiggiamo e più loro continuano ad apparire. Già, sembra che non ci sia fine a tutto questo. Almeno per ora. In tal caso, arrendetevi e vi lascerò andare. Che ne dite? Cosa? Sul serio ci darà da mangiare? Spero che sia qualcosa di buono allora. Ah, come fai a capire sempre male, Gibastiano? E ti prende Arcofelino? Sbaglio o dovresti essere il gatto supremo? È questo collare. È lui di impedirmi di usare la mia vera forza come vorrei. Se me lo toglierete, li distruggerò tutti, dal primo all'ultimo. Sul serio? Ma è fantastico! Ma che dici, Gibastiano? Ricordati che anche tu sei un suo bersaglio. Che caspita, è vero, mi ero dimenticato! Ah. Ora che ci penso, Emma il Grande ci aveva parlato di quel collare. Ma non pensavo che potesse annullare del tutto i poteri di Arcofelino. Ma allora come potremmo usarlo a nostro vantaggio contro gli alieni? Ora mi sto innervosendo, se non lottate subirete solo sofferenze. Bah, che dire.
credo che sia giunto il momento di chiudere la questione. Oh no, si mette male. Ah, se solo fossi riuscito a completare per il tempo il Watch UR. Un attimo, ma certo. Indossa questo, Miada. Ma che, un nuovo Watch? E sentiamo un po', che cosa vorresti fare con quello? Ah, per qualche motivo mi sento attratto da quell'orologio. Presto, usa il Watch UR per fonderti con Arco Felino. Lo farei volentieri, ma non ho la sua medaglia. Non importa, usa quello di Spadaccino Rosso, Cowboy Giallo e Stregone Azzurro. Inserendole tutte e tre una dopo l'altra, riuscirai a fonderti con Arco Felino. Cosa? Posso davvero farlo? Certo che puoi, forza, sbrigati! Sì, va bene, lo farò, signor presidente. Trasformazione! Ma che cosa mi sta succedendo? Il saltatore al vostro servizio. Scusate per l'attesa. Un nuovo eroe nato dalla fusione di altri tre. Deve essere l'eroe finale. E come se non bastasse, ha anche un bel nome. Fantastico. Sì, lo sento. Sento un enorme potere provenire dal tuo corpo. E questo chi è ora? Ecco la nostra risposta, alieni. Questo è il contrattacco terrestre. Incredibile, quindi Watch UR funziona davvero adesso! Miada, noi ci occuperemo dei soldati. Tu pensa a Pitbull. Mi dispiace, ma io non prendo ordini da nessuno. Come? Hai capito bene. Decido io contro chi combattere. Ah, stavo giusto aspettando questo momento. Accidenti, dai cagnolino, perché non te ne liberi subito? Sembra che tu abbia ancora più fiducia in te stesso, dico bene? Purtroppo per te, però, non potrei comunque fare niente contro di me. Beh, questo lo vedremo subito! D'accordo allora, forza, fatti sotto! Come godo ora, come godo! Quanto male gli faremo a questo cagnolino cattivo! Che è comunque un robot, non è un cane vero, sia ben chiaro. E poi è antropomorfo, quindi non è un cane vero a prescindere. È un furry! Ah no, aspetta, io devo essere però... coso? Gibast Niadas. Ecco. Avrei evitato l'attacco, ma facciamo finta di no, dai. Bene. Ma quanto ci vuole a caricarsi il suo attacco? Ehi. Allora, a parte che fa malissimo lui, boh, non è per dire, ma è forte davvero. Oddio, più che forte è resistente, oltre che fare un gran male. E vabbè, quando mai lo stanno. Però mi pare che un po' si è stannato quando l'ho attaccato. Tipo contrattacco quasi. Forte. No, vabbè, però sempre nel momento più sbagliato lo uso. Devo imparare a usarlo bene. Devo aspettare, ovviamente. Sta tutto lì il trucco ogni volta. Allora, Sky Snaker, ora che sei a vita piena, Tato, datti da fare, dai. Poi mi pizzica il naso, signor coso. Aspetti un secondo. Allora, si carica il suo attacco o no? Non lo carica? Aspetta che io faccio il mio più potente. Io non lo faccio, guarda un po'.
Come la risolviamo? A parte che c'è l'attacco alto, quindi lui ha una specie di zona di punto dove non può colpire. Interessante. Invece ora ce l'ha. Eccolo qua, vedi. No, mi aspetta che faccio l'attacco più forte, ma non lo faccio. Te lo scordi che lo faccio, Tato. Aspetto che tu carichi il tuo. Eccolo qua. E comunque non basta lo stesso. Grande. No, ci vorrebbe proprio a fargliene 3-4 di fila. O essere comunque a un livello molto più alto per stannarlo con uno solo. Ma a un livello uguale ce ne vorranno 3 o 4 comunque, tutti quanti. A livello più basso, troppo di più. Non basterebbero mai. Come l'ho evitato! Cagnolino! Zanne Tonanti, bello il nome. Si stanna quando lo prendi in quella maniera. Con una specie di contrattacco, che bello. Vedi, questa qua è un punto dove non ti prende. Carino come idea. Aspetta, eccolo qua. Perché mi sono messo in mezzo? Ok, quello me lo sono cercato, mi sono proprio messo davanti a lui. Vabbè, dai, mo se prendo un po' di schiaffi non fa niente. Devo comunque sì attaccare, non posso fare giro giro tondo, un attacco, poi un attacco e scappo, un attacco e scappo. Non si finisce più. Ok, siamo oltre la metà, quindi si è buffato di poco, ma si è buffato. Stiamo reagendo bene, stiamo giocando bene. Insomma, è una bella partita questa. Perché in genere quando commento dopo mi distraggo. Però a sto giro devo dire che non è male per niente. E ci tengo a precisare che non schivo all'ultimo solo per prendere la posa, ma proprio capita così, capita. Quindi va benissimo sta lotta, sto giocando bene. Ok. Oh cavoli, che liscio. No vabbè, leva. No, beccate questo, va. Peccato che non si possono assegnare più mosse subito, ma devi aspettare che finisca la partita. È una rottura di scatoline. Vai. Quando ci mette però a caricarsi l'attacco speciale. Mamma mia. Oh, mangia, G-Bastian, mangia. Eccola là, è finita. Ragazzi, ho perso. No, dai. Non così. Ai, signora Longari. Ah, non attacchi me? Che ti prende? Non sono più il tuo nemico ora? Non sono più il tuo amichetto di giochi preferito? Che cattivo che sei. Assalto dei 1000 pugni? Yakuret Scan? Ok. G-Bastian, però. G-Bastian mangia e mangia. Bravo. Dai che Asuwoka è quasi pronto. Il saltatore. Eccolo. Lui sta facendo il suo attacco, ma io vorrei solamente evitarlo. E l'ho evitato effettivamente. Che bello quando succede tutto quanto alla perfezione. Toh, mangiate un po' lo yo-yo, va. Ma quanto è figo uno che gioca con lo yo-yo e ti fa male allo stesso tempo. E come lo evito tutto! Non mi sta toccando! Perché non deve toccarmi, effettivamente, no? Vabbè, ragazzi. Ma che ve lo dico a fa? È finita, caro. Ah, non ancora? Addirittura! Mi ha tolto la trasformazione, ma con un pugnone! Te ne vai. Allora, ti è piaciuta la lotta? Abbiamo vinto! Fantastico! Puoi dirlo forte, siamo stati incredibili! Hai ragione, niente potrà mai fermarci. Ah,
È stato un gioco da ragazzi. Fantastico, ce l'abbiamo fatta! Incredibile, Saltatore è davvero l'eroe più forte di tutti, quindi. Beh, che dire. Sembra che quella trasformazione sia piuttosto forte. Ma avete maltrattato il mio povero cagnolino e questo non va bene. Ah, è tutta colpa tua. Come? Hai sentito bene. Senza il tuo watch alieno, non sarebbe mai esistito neanche l'FNY Watch. Ecco perché ora verrai cancellato dalla storia una volta per tutte. Cancellato? Volevate vedermi, signorina Zemechia? Oh, ma quello è... Sì, è quell'alieno! Su, correggi subito il nodo temporale legato alla famiglia di Valerio Notti. Ah, devo essermi dimenticato io. Chiedo umilmente perdono. Capisco, grazie mille. Ora vai, e rimedia il tuo pasticcio. Bene, possiamo tornare a noi. Valerio Notti, che ne dici di questo? Valerio! Tu... Cosa mi hai fatto? Beh, pare che in passato tu fossi riuscito a sfuggire alla nostra presa. Stavolta però non avrai scampo. Ho mandato qualcuno ad eliminarti. Sciocchezze, non è possibile fare una cosa simile. Oh sì che lo è. Il grande Mazera può fare questo e altro. Mazera? Ma allora, voi alieni potreste davvero uccidermi? Alieni? E chi ha detto che Mazera è un alieno, scusa? Come sarebbe a dire scusa? Se non è un alieno, allora cos'è? Mi dispiace, ma questo è un segreto segretuccio. Dannazione, non può finire così! Addio, Valerio Notti! Signor Presidente! No, Valerio! Nonostante tutto, sono riuscito a lasciare qualcosa di utile qui. Ecco perché devo essere fiero di me. Ora il mio lavoro qui è finito. No, così non va, che cosa possiamo fare? Tienici, Bastiano, trasformati nel Saltatore e usa questa medaglia. Professor Whisp, che cosa ci fa lei qui? Sono venuto per aiutarvi. Se mi ascolterete, salveremo Valerio. D'accordo, mi fido di lei. Mi consegni quella medaglia. Ok, Wiggle. Ecco a te. Ora inseriscila nel tuo watch di Ok, Wiggle. Va bene, sono pronto. Trasformazione! Il Saltatore è tornato. So già cosa devo fare. Ora procederò alla seconda fase. Coraggio, è il momento. Ok, Wiggle! Non ci credo! Il professor Whisp si è appena fuso con il Saltatore! Eccomi qui! Ah, per qualche motivo questa voce non mi è nuova. Mi presento, sono il balletto più conosciuto di tutto lo Yokai World! Esaudirò tutte le vostre richieste, prego, avanzatele pure! D'accordo, allora. Ok, Wiggle, come posso salvare Valerio? Calcolo in corso, attendere, prego! Dunque, grazie al cielo spirito sei in grado di analizzare i ricordi altrui. Seguendo quelli di Valerio potrai tornare al momento in cui ha perso la famiglia. In altre parole, ora siamo in grado di preservare l'esistenza di Valerio. Sì, ho capito. Salto mnemonico, bella. Una nuova medaglia, fantastico! Sì, gli Watch producono una medaglia riconoscendo il potere di chi l'indossa. Grazie ad essa potrei entrare nella mente di Valerio e salvarlo. Fai presto, Saltatore, Valerio sta per... Tranquilla, lascia fare a me. Salto mnemonico! E tu chi sei? Ah, interessante. Questo ragazzo potrebbe tornarci molto utile. Cambio di programma, non possiamo più portare il ragazzo alla nave madre. Dovremmo disattivarlo qui. Cosa? Dici sul serio? Sì, è un ordine del nostro signore. D'accordo allora. Fermati! Cosa? E tu chi sei?
Vi distruggerò prima che potete sentire la risposta a questa domanda. Non so chi tu sia, ma se vuoi intralciarci dovrai vedertela con me. Tu sei un corvo, giusto? Capisco. Ora è tutto chiaro. Il corpo degli alieni non è materiale, ma piuttosto simile ad uno spirito. Vi impossessate solo del corpo degli esseri viventi. Siete solo dei parassiti. Esatto. Per questo trovo francamente inutile la tua resistenza. In effetti è inutile sconfiggere il corpo se l'anima resta tale e quale. Vedo che stai iniziando a capire. Ok, Wiggle. Eccomi! Ma che... C'è un modo per distruggere la vera forma non corporea di un alieno? Calcolo in corso, attendere prego. Dunque, l'energia che forma il corpo degli alieni è energia negativa. Quella degli yokai, che chiamerò aura, è invece energia positiva. In altre parole, mescolando un po' di aura yokai in un corpo alieno, gli impulsi di energia negativa vengono completamente annullati. Sapevo che c'era un modo. Grazie della spiegazione. Oh, di niente, sono al tuo servizio. Ti avviso, sto per distruggerti. E come pensi di fare? Una nullità che gioca a fare il gradasso rimane sempre una nullità. Cosa? Come ti permetti? A quanto pare il piccolo uccellino si è arrabbiato. Bene, fatti sotto allora. Ragazzi, ma a cosa stiamo assistendo? Questo episodio è fantastico! L'uomo corvo! Oh yes! Uomo corvo! Ma dove se la fa che sei una pippetta? Mi fa male pure il membro del club lì. Potenziati, sì, potenziati. Chi ci vuole? Vabbè, dai. Che ti dicevo, ero sicuro che avrei vinto io alla fine. Dannazione, come hai fatto a sconfiggermi? Bene, ora è tempo di salvare Valerio. Il mio corpo? Oh, che sollievo! Temevo di averti perso, Valerio. Fantastico, il soldatore è riuscito nella sua impresa. Non è possibile, se sei ancora vivo vuol dire che i miei calcoli erano errati. Sì, ora finalmente ricordo tutto. Quel giorno io fui salvato da un eroe misterioso. Ecco perché ho potuto continuare a vivere. È stato solo grazie a lui. Che cosa? Adesso però sento una nuova forza. Una forza proveniente dal passato. Battere quel corvo che avevi chiamato è stato un gioco da ragazzi. In sintesi vi ha fatto perdere tempo. E io odio perdere tempo. Hai visto il Zevecchia? Sembra che si sia ribaltata la situazione. E ora cosa farai, cara la mia signorina calzamaglia? Come? Anche lui confonde i nomi? Ma quale vittoria? Avete avuto solo fortuna tutto qui. Oh? Su, continuate a lavorare sodi e diventare forti. Fatelo per me. Che intendi dire? No, è scomparsa. Ah, che seccatrice. Bene, il mio compito è finito. Professor Wisp! Ci dica la verità, chi è lei veramente? Perdonatemi, avevo fretta di salvare Valerio e non vi ho spiegato tutto. Prima di tutto lasciate che vi sveli la mia vera identità. Dunque, un tempo io ero uno yokai.
uno yokai. Esatto, in poche parole rimasi ucciso durante l'attimo. In quell'occasione Yokai World viene distrutto dagli alieni. L'attimo? E che cosa esattamente? Parlo dell'attacco alieno massimo, o attimo, un evento catastrofico. Dovete sapere inoltre che quando uno yokai muore diventa un umano. Ovviamente vale anche per il processo inverso. Piuttosto ironico, vero? In seguito mi trovai in questo mondo e mi ricongiunsi con Emma il Grande. Mi dissi che avrei dovuto fornire agli umani tutto il supporto possibile. Sul serio? Certo, è la verità. Ad ogni modo, il resto ve lo dirò domani nell'ufficio del preside reali. Per oggi vi siete stancati abbastanza, perché non andate a riposarvi un po'? Sì, è un'ottima idea. Ultimamente non abbiamo avuto un attimo di respiro. Ah, sono a pezzi. Quanto vorrei che il mio letto fosse qui adesso. Ah, io invece vorrei un bel piatto cucinato da Ofelia. Quando avrete finito di fare ciò che dovete, raggiungetemi agli alloggi. Grazie ancora per ciò che avete fatto oggi. Ci vediamo più tardi. Wow ragazzi, medaglia di Arcoferino ottenuta. E fantastico questo episodio. Davvero davvero un bel episodio. Mi è piaciuto davvero tanto. Tra le altre cose, Gibastian Niadas. Bene, direi allora che però per questo video è tutto. Nel prossimo vediamo cosa ci aspetta e che cosa ci dirà il professor Wisp sulla... Cioè, ci hanno già detto tutto in realtà. Yokai World distrutto dagli alieni è più che sufficiente, però magari qualcosina di più lore, più approfondita. Direi quindi che è giunto il momento di salutarvi. Vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!